Oggi conosciamo la colorful painting. Ciao a tutti e benvenuti da Ombretta su Arte per te. Oggi vi inoltrerò nel mondo della colorful painting, cioè della pittura a pieno colore, delle grandi campiture colorate che destano emozioni e che danno vita a paesaggi e scorci di grande atmosfera. In realtà, come dico sempre io, quando l'America si impossessa di qualcosa, la fa sua, la sviluppa, ma non crea nulla di nuovo. In realtà la colorful painting prende origine dai Fauve e se ricordiamo Matisse, vedremo molto di questa colorful painting, che richiama anche molto la pittura de Chirichiana. E quindi, insomma, se volete rinverdire la storia dell'arte che riecheggia all'interno di queste opere, vi lascio il link qui giù delle pillole d'arte in 10 minuti. Invece, se volete divertirvi a sperimentare, spostiamoci insieme sul piano da lavoro e andiamo a scoprire la colorful painting. Ed ecco l'occorrente per la nostra pittura a pieno colore, la colorful painting. Innanzitutto dei pennelli. Io vi suggerisco, per un'ottima stesura del colore, perché il colore deve essere piatto ed omogeneo, dei pennelli piatti. Ne ho di diversificata natura, dallo scrausissimo, mica tanto poi, Crelando, vabbè, quello che possiamo avere tutti in casa con pochi soldi, ai meravigliosi pennelli piatto della Tintoretto, sintetico bronzo, sintetico oro, ma ci sono anche in setole naturali. Per cominciare vanno bene questi, per perfezionare la tecnica vi suggerisco un buon pennello, perché stenderà sicuramente in maniera più sottile e omogenea il colore. Come carta io uso questa, la Fabriano 100% cotone grana satinata. Sto adorando la grana satinata, ho già preparato il foglio con lo scotch carta. Unica particolarità di questo tipo di carta è che è crema, vedete, non è una carta bianca, ma a me va benissimo per il disegno che voglio fare. Poi, siccome oggi c'è un caldo pazzesco, sentirete in sottofondo il ventilatore, non mi sono alzata a cercare tutti i colori del mondo, quindi io lavorerò con i primari più un rosso cadmio che avevo a portata di mano, naturalmente bianco e nero, acrilici a volontà. Ho anche la tavolozza a fogli, questa era della Ferrario, non la vendono più perché la Ferrario non esiste più, ahimè, purtroppo, ma la troverete facilmente di altri marchi. Matita e iniziamo subito. Voglia d'estate, voglia di mare, proprio quello vado a disegnare. E allora un paesaggio estivo. Il disegno è fatto. Andiamo adesso con la selezione colore. Parto dal mare, quindi parto con un blu ciano per l'esattezza, che adopererò in purezza. Magari se ve lo faccio vedere è anche più bello. Ora, mano a mano, prendo il bianco, ne metto un po' sulla tavolozza, bagnandone una punta, vado a rischiarare tono su tono il blu da cui ho iniziato. E poi passo accanto e coloro. Senza paura, una bella campitura piena. E anche un po' movimentata. Adesso metto anche il giallo su tavolozza. Vado schiarendo sempre di più il tono con giallo e bianco. Delimito prima le linee di contorno.
non vorrei superare, ma va bene, che se supero non ci fa comunque nulla, perché nulla in arte è irrisolvibile. Adesso prendo una punta di bianco del giallo e una micro punta di rosso, naturalmente primario, ma proprio una micro punta, per creare un color crema che simuli la sabbia, la spiaggia quantomeno. E adesso vado di spiaggia. Rosso primario e giallo, e creiamo un super arancio bello infuocato per il nostro sole. Mi raccomando, una bella coloritura piatta. Adesso, sempre col colore della spiaggia, ripasso anche il cielo. Fatto il cielo, adesso riprendo il sole. E adesso continuo a compilare il mio paesaggio aggiungendo una serie di colori che rievochino i colori dell'estate. E adesso continuo con una serie di aranci e rossi fino a concludere tutto il paesaggio. Buona visione! E adesso scontorniamo il nostro lavoro, lascio asciugare completamente e solamente quando è del tutto asciutto lo vernicerò per rendere proprio piatti tutti i piani di cui è composto. Quindi vi faccio le foto che potrete godere, spero nella migliore fedeltà possibile. Ci starò proprio attenta a far venire i toni fedeli, perché io in questo momento in video non li vedo molto fedeli. Comunque, vediamo un po' se riesco. Questo è
un colorful painting, quindi solo campiture di colore intervallate da nulla se non che dai contrasti stessi, che adesso vi faccio vedere in foto in maniera più dettagliata. Divertitevi a creare tantissimi paesaggi così un po' astratti e a colorarli in pieno colore. È una tecnica molto rilassante, molto semplice e di grande effetto. Vi lascio alle foto e ci vediamo dopo. Ciao! Visto che bella, è una pittura che con poche pennellate stese in maniera molto piatta e molto pulita riesce a dare un'impressione, anche uno sbigottimento, di quella che è un'ambientazione apparentemente semplice. È una pittura adatta a tutti, basta studiare leggermente le forme da immettere e dopodiché viene tutto molto semplice. Mi raccomando che la pittura sia ben stesa, che non sia macchiata, che sia una campitura larga e sfacciata e che i colori entrino spesso in contrapposizione tra complementari. Questo è importante per far venire fuori la forza di un disegno così semplice. Tecniche migliori per portarla avanti: tempera, acrilico e gouache, anzi nell'ordine gouache, acrilico e tempera. Bene, se questo video vi è piaciuto, pollice in su, condivisione e noi ci vediamo al prossimo video creativo. E mi raccomando, clicca su iscriviti e sulla campanella per non perderti i futuri video. Da Ombretta e da Arte per te è tutto, alla prossima volta!